Bruno Editore presenta Comunicazione di impresa. Come costruire una solida identità aziendale e comunicarla all'esterno e all'interno, di Katia Ferri. Introduzione. L'ultimo biennio verrà ricordato per la crisi economica che ha investito i mercati internazionali e ha avuto un impatto significativo anche sulla comunicazione delle imprese. Il rinnovamento è stato profondo a livello sia dei contenuti, sia delle forme e dei meccanismi creativi, ma non tutto il mercato ha saputo imboccare la direzione del cambiamento e dunque, nei prossimi anni, il gap comunicazionale tra le aziende sarà ancora più forte. Non è possibile pensare oggi a una formazione economica che non comprenda la comunicazione, poiché, in qualsiasi area dell'impresa si vada a lavorare, dall'amministrazione al marketing, dalla finanza alla produzione, si concorrerà sempre alla creazione di informazioni e messaggi dedicati ai clienti e a tutti i pubblici che osservano l'impresa in forma sia diretta che virtuale. E parallelamente si riceveranno sempre più informazioni e messaggi dall'esterno, da parte di fornitori, partner, consulenti, che dovranno essere decodificati in modo sempre più professionale e consapevole. Grazie a questo corso spero di insegnarti a comunicare la tua impresa nel modo giusto. Buon apprendimento!